E sata, biesata, bentornati per una nuova settimana di incontri di storia. Io sono Lorenzo, il vostro scià della porta accanto, e il Tarfone, Stefancina 17, l'Echidna, Crystal Cross, Kos. Gli incontri di storia sono la cricca del sottosuolo. Ragazzi, si torna a combattere ed è un combattimento molto acceso, come direbbe Ad di Hercules. Ma ragazzi, partiamo. E eccoci qua, satape e satape, di nuovo, ancora una volta, con Iron Harvest, il gioco dedicato ai lavori di Jacob Rozalski. Ragazzi, direi che siamo quasi alla fine di questo percorso esplorativo di questo gioco. Io direi, a quanto pare, di fare una bella missioncina con l'ultima missione, con l'ultima fazione che non abbiamo ancora fatto, ovvero i Roosevelt. Gli Roosevelt, chi sono? Sono una fazione nata da un approccio, diciamo, più pacifico tra il Consiglio dei Soviet, che poi chiaramente Soviet vuol dire il Consiglio, quindi ho fatto una ridondanza, diciamo la verità. Quindi, e lo Zar. Ma prima di iniziare, volevo farvi vedere una cosa. Guardate un po', finalmente sono riuscito a togliere l'offline che c'avevo sempre. Mi dava un fastidio, ragazzi. E sapete come ho fatto a toglierlo? Sono riuscito a contattare quelli di Iron Harvest su Facebook, che mi hanno mandato sul loro Discord. Una volta fatto questo, dei ragazzi gentilissimi mi hanno aiutato e sono riusciti a togliere il mio problema. Inoltre, già fatto, ma è giusto rifarlo. Ringrazio Max per avermi regalato il gioco, quale comunque ricordate che uscirà il 1° di settembre, e bando alle ciance, detto una volta questo, andiamo a tirare un po' di calci nel fondo schiena a un po' di Polani, e che dire ragazzi, che il massacro aveva inizio. Allora, Roosevelt. Abbiamo due eroi, Olga Morozova, che è un agente speciale dello Zar, ricordate che l'avevamo visto. Lui, Lev Zubov, il crudele antagonista della campagna con la Polonia. Quindi, prendiamo Zubov, che non l'ho mai usato neanche io. Poi, come riserva, ci prendiamo un po' di ginta alquanto arrabbiata. Quindi ci prendiamo l'Ognivo, che è tanto, tanto, tanto pericoloso, e un Vanguard. Così almeno riusciamo anche un po' a tenere un po' il fronte. Nel frattempo, anche il team nemico ha deciso di prendere il l'eroe su Mac. E che dire, ragazzi? Inizia il massacro. Ovviamente, come sempre, la battaglia sarà fatta su una mappa uno contro uno. Poi chissà. Magari più avanti avremo anche qualche ospite con cui giocare assieme. Il 1° settembre non è poi così distante. Oggi siamo lunedì, quindi in realtà quando lo sto registrando è un giovedì, neanche un mercoledì oggi. È un mercoledì. È il mercoledì prima del grande avvento, quello di Troy Total War, il gioco che avete visto già sicuramente qua sul canale perché è stato proprio nella live che abbiamo fatto il giorno domenica, ovvero il giorno prima dell'uscita di questo video, ragazzi. Ovviamente vi lascio qua sopra il link al video. Ma ragazzi, è tempo di portare un po' New di job, incazzatura an easy task. sovietica What is there to contro do? i polani. Whatever's required. What is it? Tell us Ovviamente what is abbiamo già needed. visto un po' come funziona Yeah. il tutto, però continuare New a request? rivedere non fa mai male. Guardate che belle le unità di Roosevelt, sono bellissime. Veramente in questo gioco non ce n'è un'unità brutta, ragazzi. Ma veramente. Andiamo qua. Cari servi della madre patria, Surrendered soldiers, via. bomb the devil. An easy Anche task. questo, poi i Is there a nostri plan this soldati li time? mettiamo qua. Everything. Penso che tra poco arriveranno anche i fucilieri della Polonia, ne sono certo. In fondo,
l'obiettivo. Okay, infatti, Enemy Unit Spotted. Stanno cercando di prendere la bandiera. Vediamo anche noi, una volta che abbiamo finito di prendere un po' di risorsine. Ok, poi andiamo qua. Anzi, in realtà, andiamo qua dentro. Cominciamo già a fare uno scherzetto ai polani. Just give the order. Polani, polianesi, non sono nella testa di Wozalski per sapere queste cose. Riusciamo a prendere da qui? No, allora non riescono a prendere anche noi. Ecco, se vengono così, li prendiamo sicuro. Sicuro come loro che li prendiamo. Tempo, il nostro nemico. Continua ad attaccarci? No, andiamo a prenderli. Andiamo a prenderli. Abbiamo tali unità più forti, di fanteria più forti. È giusto far sentire la nostra potenza. Nel frattempo, qui portiamo tutti altri booster qua. E salutiamo i fucilieri di Polania. Voi ragazzi, andate qui. Cominciate a costruire. Dobbiamo costruire tante belle cose per la madre patria. I russi con lo Shatran sono qualcosa di ignoranti in maniera clamorosa, ma proprio pesantemente. Beh, tutto ciò che di solito è soviet, diciamo che non vanno mai per il sottile, ragazzi. Perfetto. E il nemico è caduto. La bandiera è nostra. Cubo di ferro, ritirati. Ricordate che avevamo già visto la ritirata. E voglio altre truppe Roosevelt qua. Voglio che il posto sia difeso al meglio. Advance in the front. Perfetto. Another mission? Qui stiamo per, appunto, riportiamo le nostre truppe malandate e le riportiamo qui e cominciamo a preparare un po' di risorse. Is there a plan this time? Dei ingegneri, però non sono da soli, ragazzi. Uomini all'attacco. Poi andate. Nel frattempo miglioriamo la oil pump. Stanno cercando di fotterci un punto di controllo. Maledetti. Da tempo il nemico qui sta arrivando, Sta arrivando e anche in gran numero. Tu, ritirati. Perfetto. L'ingegnere ha preso quello che meritava. Poi chiamiamo gli Onivo e cominciamo a fare veramente delle cose veramente brutte ai nostri nemici. Via, ritiratevi anche voi. Poi, rientrate e prendete di nuovo la forza della madre patria. Poi, qui, voi attaccate qui. Non gli permetteremo neanche di respirare. Nel frattempo, poi farò diventare questa caserma avanzata in modo da avere subito Zhukov. E così, perché per quanto riguarda la riserva numero 2, come bisogna stare? Bisogna. Dove state andando, ragazzi? State sbagliando. Ecco qua. Nel frattempo, l'Onivo, perfetto. L'Onivo sta per arrivare. L'Onivo è un altro Vanguard, non dimentichiamo la potenza, comunque la fanteria. Comunque, prima guerra mondiale, la fanteria ha fatto praticamente l'80% del lavoro e anche il 100% delle perdite. Ragazzi, ritirata, voi ritiratevi, nel frattempo arriverà una calda sorpresa per il nostro nemico. Caldissima, in tutti i sensi. L'Onivo è un ottimo match. Fatto proprio apposta per far del male alla fanteria. Quindi, ragazzi, prima sacra venire. Anzi, no. Visto che le cose stanno andando bene, farò anche un workshop. Prima di creare questo. Ragazzi, ci siete? Andiamo.
Voglio essere messi, via, voi scappate. Dunque, vincere, stiamo vincendo anche abbastanza semplicemente. E Vanguard con questi poveri cristi qua è una cosa tremenda, cioè non voglio dire brutte parole, ma è veramente una atrocità. Colonivo poi, che sta arrivando pian pianino, ma sta arrivando ed è incazzato nero ovviamente, e ovviamente si va a finire dentro Nivo, famoso per questo Nivo. Ecco qui, vuole un fanfare di Polania? Noi nel frattempo, ragazzi, provate il workshop? No, non potete ancora farlo, non c'è problema, voi fate così, così andiamo, così poi provate una nuova, e questo ragazzi, poi scappate Nivo, fai vedere quanto sei potente. Veramente ragazzi, i mech sono qualcosa di assurdo, proprio potente. Il nemico sta proprio cercando di fare una zergata, cioè di lasciare con un movimento, e sicuramente poi utilizzerà qualche mech, ne sono certo. Ma noi nel frattempo stiamo lì un po' a sentire un po' di calore bevuto. Tu continua a seguirli. Poi ragazzi, prendete la miniera. So che siete messi male, ma uno sforzo ci vuole. Uno sforzo ci vuole. Voi siete messi bene, andate a combattere. Comunque questo ha tanti, tanti della prima guerra mondiale, di soldati che venivano rimpiazzati in questo modo così veramente disumano. Vedeva spesso. Infatti, comunque, i generali, spesso gli ufficiali, venivano incentivati anche a fucilare le persone che non seguivano il piano. Nel frattempo sono perso dei Vanguard, cosa non mi piace. Il nostro nemico ha perso il comando tanto di quelle truppe. Voi, intanto, ho costruito un bel workshop. Poi abbiamo catturato, stiamo catturando anche una bella miniera grande del nemico, in modo da togliergli tutto a livello economico. Poi anche questo. Poi la caserma può essere potenziata benissimo. Magari stiamo andando un po' troppo veloci, ma Madre Patria chiama. Tu spara a questi uccellieri e abbiamo praticamente portato via tutte le risorse. Hanno più una risorsa i poveri polani, ma in fondo se lo meritano, sono messi contro di noi. Via motore, azione. Mamma mia, quanti rubietti che stiamo perdendo, quante truppe che stiamo perdendo. Salvati almeno tu. Tu praticamente qua dentro almeno resisti un po' di più. Nel frattempo anche il mio cane mi sta dando suggerimenti come vincere la battaglia. Grazie cane, non so se la sentite, se la sentite dite ciao ciao Shell, che è il mio adorato cagnone. Nel frattempo questi ingegneri che non devono più fare niente qua, gli faccio, mi vado ad andare a prendere l'oil pump. Tu e tu l'ogni è veramente qualcosa di assurdo, è veramente un'ignoranza assurda. E tra poco abbiamo lui, il cicciadone per eccellenza del gioco, anche se io preferisco il caro Gunther, ovvero Zupob, eccolo, sta per apparire. È bellissimo perché ogni dice let's go cooking quando comincia a sparare.
Ragazzi, non è un gioco difficile, bisogna saperlo prendere perché comunque siamo a difficoltà hard, non siamo proprio comunque agli inizi. Non è che io sia un campione, non è che io sia bravo, soltanto che ci sono dei piccoli trucchetti, appunto questo continuamente spawnare fanteria, cercare di prendere fin dall'inizio truppe resistenti alle armi a piccolo calibro e attaccare tutta la base nemica. Cioè, diciamo che queste sono quelle tecniche. Eccolo, ragazzi, è Zupov. E tra l'altro ho anche visto un po' un suo, come si dice, delle sue immagini. È un personaggio quasi che sembra di origini mongoliche. Cioè, veramente è proprio un cosacco di primo ordine. E come corre? Un colonnello senza scrupoli con degli obiettivi personali nascosti. Può distruggere i suoi nemici con i suoi cannoni o con le terribili lame. Ragazzi, guardate, guardate che crudeltà! Guardate la cattiveria di Zupov. Ogni volta, fatene via. Adesso è il momento di Zupov. C'è questa abilità che per ora non si può usare. Vai, Zupov, fai vedere lì la tua potenza. Andiamo a prendere il quartier generale nemico. Ragazzi, la potenza di Zupov si è dimostrata. Eccoli qua. Altri ingegneri mi attaccano. Ridicoli. Ma che belle le scene di Zupov che attacca. Veramente letale il ragazzo. Veramente pericoloso. Ok, ragazzi, abbiamo praticamente tolto tutta l'economia ai polani, non hanno più niente. Abbiamo anche avuto poche perdite, devo dire la verità, poche perdite. Ok, voi mi avete stufato e anche pesantemente. Nel frattempo, Univo, già che ci sei, non stare qui, non essere timido, anche se so che sei un ragazzone timido. Via, ragazzi, forza, tempo di distruggere il quartier generale della Feccia Polania. Nivo, vieni qua. Peccato che non abbia nuove abilità lo Nivo quando sale a livello, comunque è un'unità veramente pericolosa e sgrava. E invece il nostro gruppo ha quella Duablast. Riprende energia quando ammazza i nemici o poi quando usa l'abilità Purgare i Deboli. Quindi ha anche delle abilità che combattono contro gli stessi Purgati. Abbiamo vinto. Roosevelt, sono una fazione molto potente. Lenta. Lenta. Non a livello della Sassonia. Però molto pericolosa. E la medaglia d'argento è nostra, ragazzi. Io direi una cosa. Ecco qui. Siamo saliti di livello. Molto probabilmente in questi giorni io farò un altro video, sempre legato ad Iron Harvest, e non sarò da solo, come dicevo, e sarò appunto col buon Max. Ragazzi, abbiamo visto tutte e tre le fazioni di Iron Harvest, la Polania, la Sassonia e Roosevelt. Ovviamente poi più avanti, ogni tanto se potrò, farò una campagna oppure qualche gameplay dedicato a una di queste fazioni. Ditemi quale vi piace di più e ragazzi, come sempre, dal vostro scià della porta accanto, un saluto e a presto.